Lo scorso anno ho avuto la fortuna di partecipare al primo incontro di gente in Aspromonte fatto ad Africo. Era la prima volta che la regione Calabria invitava alcuni operatori della cultura, scrittori, giornalisti, persone che lavorano su internet o comunque interessati all'attività culturale calabrese, per chiedere a tutti sostanzialmente una cosa: è possibile modificare l'immagine della Calabria, l'immagine che la Calabria ha nel resto del paese? La Calabria ha delle energie, delle forze che non sono state tuttora valorizzate. Negli ultimi anni la Calabria ha avuto l'estrema fortuna di avere grandi autori, un nome per tutti senza offendere nessuno, Mimmo Gangeni, che sono di portata nazionale e in realtà possono andare oltre confine. E le voci che sono arrivate dalla Calabria, da Gioacchino Creaco, a Dara, alla Serrazzi, alla Bubba, alla Postorino e così via, sono delle voci che hanno finalmente espresso una Calabria che non è semplicemente quella immaginata, ma autori che sono stati in grado di esprimere la Calabria nelle sue sfaccettature, come una terra sicuramente piena di problemi, ma anche piena di bellezze, anche piena di forze, che ha il diritto di rivendicare il proprio diritto a una vita normale, il proprio diritto a una vita che non sia condizionata dalla malavita. Quindi io penso che questo secondo incontro possa dare dei risultati ancora più interessanti, possa essere uno stimolo per tutti quelli che parteciperanno, in qualunque modo parteciperanno, fisicamente, attraverso i social, collegandosi in qualche modo a quello che avverrà di nuovo ad Africa alla fine di agosto, possa essere un forte stimolo per riflettere su un punto. Questo cambiamento sociale ed economico e culturale della regione può partire proprio da un grande sforzo culturale.